Io credo che sia giusta questa inaugurazione di questa sede dedicarla a Adriano Beltrami, che è morto pochi giorni fa. Bravo, chi era Adriano, per chi non lo conosce? Praticamente un vecchio comunista della Valdera che ha combattuto una vita per gli ultimi, diciamo così, e effettivamente è un esempio di coraggio, di lotta e di coerenza che tutti dovremmo seguire. Oggi abbiamo Luca Scarcelli che ci parlerà a nome del Comitato Noncheu, poi fra un pochino arriva, perché era a Milano, arriva un altro militante della Grillaia, ciao, che ci parlerà della situazione della Grillaia. E sicuramente, io ve lo anticipo perché è importante, ci sottoporrà e ci verrà a leggere, ma io ve lo anticipo, dopodiché lui lo spiegherà. Il gruppo Zero si chiama, è questo gruppo che da una vita si occupa della Grillaia. In occasione della seduta del Consiglio regionale, promuove il 6 luglio a Firenze, sotto la regione via Cavour alle ore 14.30, una manifestazione di protesta contro l'imminente conferimento di 270.000 metri cubi di materiale contenente amianto a Chianni. Avremmo piacere che le associazioni e i comitati presenti all'incontro di sabato 5 giugno a Rivalto si unissero alla nostra protesta per contrastare le politiche ambientali della regione e l'infiltrazione mafiosa nella regione nella gestione dei rifiuti. È importante esserci. È una cosa abbastanza ampia questo comitato che si occupa della Grillaia. Noi ci siamo dentro, lo seguiamo da tempo. Perché? Perché la Regione Toscana ha fatto una scelta. Una delle divergenze che noi abbiamo, se di divergenza si può chiamare, con questi del Comitato, è che non è vero che la Regione Toscana non ha un piano rifiuti. Il piano rifiuti della Toscana è questo qui, che applica quotidianamente. Per cui chi tira fuori queste favole che non ha un piano di rifiuti, voglio dire, a questo piano, voglio dire, che ha scelto che la Valdera e l'Alta Valdera siano semplicemente la discarica della Regione Toscana. Questo è, voglio dire, ecco, voglio dire, tenendo conto che voglio dire, voi sapete che qui, voglio dire, abbiamo delle colline che sono bellissime. Nel frattempo in queste colline ci si sono trasferite un sacco di fattorie di agricoltura biologica, per cui ci abbiamo vino di qualità, prodotti agricoli di qualità, e nel centro di queste colline ci viene messo, ecco, noi sinceramente vorremmo sapere cosa ne pensa Andrea Bocelli, che ha il suo teatro Nippore è a 2 chilometri da questa discarica. Basterebbe che spendesse una parola su questo argomento per sollevare un problema enorme, e invece vuol dire non le pronuncia, no? Basterebbe dicesse la ritengo inopportuno, no? E invece per ora tace. Però ecco, poi finisco, il problema è anche questo. Cioè, l'altra differenza che c'è con tanti di questi compagni che animano questi comitati è che non si può fare l'elemosina continuamente ai sindaci.
I sindaci sono più corresponsabili di questo progetto che da 20-25 anni è avanzato qui in zona in Toscana. E non è che sono neutrali, per cui basta che uno dice una parola un po' più leggermente, voglio dire, di attenzione, allora quello è il nostro amico. No, sei amico se vieni con quelli e ci metti la faccia. Allora, praticamente cosa è successo in tutti questi anni? Allora, voi sapete meglio di me che il governo ha dato le mazzate micidiali da un punto di vista finanziario e economico a tutti i comuni, tagliandogli le risorse. Molti comuni, in particolare piccoli comuni, sono diventati un deserto senza soldi. I potentati economici, che però nei territori ci sono, che si chiamano Acqua, si chiamano Geo, si chiamano Acquarno, si chiamano Conceria, si chiamano quello che si chiamano, finanziano i comuni, per cui la discarica di Gello si amplia e si dice di sì perché? Perché tutti i comuni prendano chi 500 milioni, chi 200 mila euro, il comune di Lari ne prende 180 mila l'anno, e questa è la politica. Per cui a Roma bastonano e qui i potentati economici corrompono. E la stessa cosa è nella zona del Poio, sicuramente è così, voglio dire. Per cui, voglio dire, non è che questi sindaci sono figli delle stesse politiche, voglio dire, che hanno gestito la regione fino ad ora. E dunque su questo terreno qui noi siamo impegnati anche su altre cose, voglio dire, siamo impegnati, voglio dire, su queste lotte ambientali, come siamo impegnati sul problema del lavoro, però bisogna essere estremamente franchi. Poi su questo mi piace sentire anche l'opinione di Luca, cosa ne pensa. Io non credo che bisogna accettare la tesi della CGIL o di qualche organizzazione che si definisce, voglio dire, comunista e rivoluzionaria, se continuiamo a accettare, voglio dire, lo scambio salute, distruzione ambientale con i problemi del lavoro, dell'occupazione. Perché i volantini l'ho letto, i comunicati l'ho letto, non è più accettabile. Non è accettabile avere la stessa politica che hanno avuto all'Ilva, che hanno avuto in tante altre parti d'Italia. Queste cose vanno denunciate. Per ora mi fermo qui. Darei subito la parola a Luca, poi quando arriva Beniamino e poi concludi, fai un... L'idea su cui posso essere tranquillamente in tre vesti, perché da una parte lui mi ha detto l'SGB, così come avvocato sono contento eventualmente di collaborare con l'SGB, dall'altro sono anche in veste, posso essere in veste anche dell'Unione Inquilini, perché io sono bravo, me l'hai dimenticato, cioè, come, forse molti conosceranno Baracchini, cioè, e diciamo l'Unione Inquilini è stata molte volte sostituito, nel comprensore del cuoio ha sostituito veramente l'assenza di tantissime associazioni ambientaliste, perché nel comprensore del cuoio una vera associazione ambientalista non c'è mai stata. E noi ci siamo messi anche, diciamo, forse anche se si vuole uscendo dal nostro campo, siamo messi sulla schiena queste battaglie ambientali, a fare l'ambientalista e il comprensore del cuoio, vi potete immaginare cos'è. E sulla situazione del CEU io spendo due parole. Essenzialmente, praticamente è successo così. A Santa Croce lo spiego in maniera semplice. A parte a Santa Croce, poi, se volete, vi dico anche la serie di scandali che ci sono stati, però e non è il primo e non sarà l'ultimo. Infatti c'è un termine, di solito in Sicilia viene usato come è offensivo in Sicilia, perché viene usato babba, che è un termine che indica una persona senza attributi, e veniva indicato però anche per la provincia di Messina, per la provincia di Siracusa, in cui non veniva sostenuto che non c'era una mafia, in realtà c'era. E il comprensorio del cuoio, ma anche tutta la Toscana, è sempre stata tenuta per tanti anni regione babba, cioè regione in cui non c'era una mafia.
Invece a Santa Croce è sempre stato un po' da discutersi, perché già tanti anni, 10 anni fa, su per giù, il pentito Schiavone, quando furono desecretati alcuni documenti della commissione antimafia, dichiarò che venisse luce verso Furgoncino e portava praticamente il Sucano e portava la roba dei nostri, diciamo, rifiuti direttamente nella terra dei fuochi, così che all'epoca le autorità un po' attaccare uno Schiavone dicendo che non è una insomma non è tanto affidabile come pentito, dall'altra sostennero che in qualche modo erano poche mille marce, e va bene. Poi è uscita l'operazione Mais Blu, che è praticamente che coinvolge molto quasi più voi che noi, però in realtà erano rifiuti del comprensorio del cuore. Operazione Mais Blu che ha portato al sequestro ratificato in Cassazione di 3 milioni di euro a carico di una nostra società della nostra zona, che praticamente mischiava i rifiuti con il fertilizzante e lo spargeva, sì, tanto per essere fini. E questo era uno degli altri scandali. Poi c'è l'operazione Vello d'Oro, che praticamente ci ha rifinito qualcuno di mezzo di nuovo dei nostri cari imprenditori, di cui ultimamente abbiamo avuto un sequestro pochi giorni fa, sembra che fa l'apposta, due settimane fa, di 2 milioni di euro perché lui riciclava i soldi delle cosche, non so se era 'ndrangheta o meno, perché l'ultimo scandalo non era 'ndrangheta, ormai so di che quale coppola ci hanno in capo. Poi era successo che nel comprensorio del cuoio, che si vantano tanto della depurazione, nel 2012 si venne a scoprire che uno dei depuratori della nostra zona, che è quello del Ponte a Cappiano, sversava direttamente facendo un danno ambientale dai 15 ai 22 milioni di euro, calcolato dall'ISPRA, non ho calcolato io. E praticamente versavano tranquillamente, così sulla legalità ci sarebbe da discutere. L'anno scorso, mi sembra a settembre, novembre, la prefettura ha emesso, mi sembra era a maggio, giugno o settembre, insomma ha emesso, la prefettura di Pisa ha emesso 5 interdittive antimafia contro 5 società del comprensorio del cuoio. Una non esisteva più, tanto per intenderci, che era quella, mi sembra, penso San Miniato, e poi le altre erano sparse, mi sembra, tra Santa Croce, Castelfranco e forse una Fucecchio. E a queste interdittive antimafia ovviamente ti bloccano, ti impediscono di avere le licenze, ti impediscono di lavorare con tutti. Allora, hanno fatto 4 processi al TAR e uno è finito male, perché il TAR gli ha fatto un bel pennacchione e dice che la tiene interdittiva. 2 sono finite con l'amministrazione giudiziaria, cioè praticamente in base a delle regole loro su operazione sopra un certo livello devono avere l'autorizzazione. Una ha fatto un'operazione di self-cleaning, ipotizzo che sia stato che ha levato un po' di gente dal proprio consiglio dell'amministrazione, e così gli è cascato. A quest'ultime 3 gli è cascata la fine dell'interdittiva, però perché 2 sono finite all'amministrazione giudiziaria e una invece perché ha fatto il self-cleaning. Così non è che ci sono passate bene, perché non è che sa mi fa l'interdittiva attivata, vinco e stavo in cartare e tutto. E dulcis in fondo è arrivata l'inchiesta, che è il capolavoro assoluto. Scusate l'ironia, perché mi spiace dirlo, non sono un istigatore alla violenza, però sono un avvocato e so che molta di questa gente nel nostro sistema non meriterebbe la pena che è, e sono quasi più propenso, per come si dice a Napoli, per uguagliatone, perché una mera, scusate la finizia, una merita, da noi si dice una saccata di legnate, gli passerebbe la voglia, però sono sempre, è un modo di dire, non mi barco gli eroi. Però, diciamo, questa inchiesta che ho consiste in questo. Noi abbiamo il Acquarna Santa Croce, che è il depuratore che gestisce la fogna comunale, cioè la fogna del civile e la fogna industriale insieme. Okay? È il nostro depuratore, che in teoria ci hanno buttato soldi, perché è uno dei più grossi d'Europa. E poi però, siccome questo depuratore dà dei fanghi, che hanno ovviamente dei livelli di cromo, esavalente o altre sostanze brutte,
e devi mettere una discarica seria, cioè se diventa un rifiuto speciale, cioè devi spendere il baino. Loro cosa hanno fatto? A un certo punto, negli anni, penso 15 o 20 anni fa, insomma 15 anni fa almeno, hanno creato EcoSpanso, che è praticamente una specie di essiccatore pirogassificatore, praticamente un qualcosa che doveva trasformare questi fanghi in questo prodotto chiamato Cheu. Praticamente una cosa, il Cheu sarebbero questi fanghi che portate a una, con un'alta temperatura o un trattamento tale che diventano inerti, cioè significa che se fosse questo il Cheu, se io lo metto nell'ambiente ci sta tranquillamente e se c'è anche della sostanza brutta dentro non la rilascia nell'ambiente. Invece siamo venuti a scoprire che questo Cheu, per motivo o per un altro, praticamente o non era fatto bene o in qualche modo risultava tossico. Ah, il problema poi è stato anche poi complicato perché è arrivata una nota società, che è, la posso dire il nome perché tanto è su tutti i giornali, sono in realtà tre società, che praticamente le rose, che ha, che vi faccio presente, uno stabilimento qui con la Geofor, gli inerti della Geofor, cioè perché risulterebbe uno stabilimento a Pontedera e uno a Arezzo, poi chi, mi sembra che dia la ditta Chiteron e una Catastini o qualcosa del genere, però non le roba. Praticamente cosa facevano? Mettevano sta roba, o lo mischiavano come non lo dovevano mischiare, perché fai come il panaio, dovevano forse mettere tipo 10% di questa roba e poi tutta l'altra roba, praticamente l'hanno messo in vari fondi stradali o altre cose, ad esempio l'aeroporto militare di Pisa, hanno dovuto rifare la pista, hanno dovuto rifare, cosa che era già era rimasta segreta per profili per segretezza di indagine, però avevano già iniziato a riponificare perché avevano buttato questa roba velenosa lì, perché aveva dei valori. Poi si siamo venuti a scoprire che l'hanno fatto qui al famoso Eco Park, che è diventato una barzelletta dal coco, che ora stanno bonificando di nuovo. Mi sembra c'è un terreno che dicevano a Massarosa, che dove stavano facendo le analisi, in cui mi ricordo abbiamo visto in diretta il coso, il, come si chiamava, il sindaco che calpestava Stroccio. Qui c'è stata questa società, io ho questo terreno, non so niente cosa c'è sotto. E poi Ducis in fondo il capolavoro, il magno capolavoro, hanno buttato per intercettazione, si fanno scoprire che queste società, o le rose o chi altro, hanno buttato nella parte sotto della strada queste sostanze, perché praticamente la questione era questa. Se è fatto bene questo che è o in qualche modo è fatto in una certa maniera può stare nel cemento, tanto per dire un'idea, perché nel cemento si consolida, poi cascherà un giorno, però non si cosa. Invece nel sottofondo stradale, la parte sotto, l'asfalto, no, invece no, perché rilascia delle sostanze. Allora siamo venuti a scoprire che per ora è un tratto, non si sa cos'è successo, era 421 la regionale, che sarebbe 29, scusa, e che praticamente è la strada che voi quando andate all'uscita di Empoli, quella dell'Ipercop, hanno fatto da poco, fa la rotonda e tu va e salti tutto quello che era il tragitto che invece tu facevi per andare a Castel Fiorentino, che se te prima andai a Castel Fiorentino dovevi passare da Ponte Elsa e fatti tutta la strada alberata fino praticamente a Poggi Monsi, invece quella strada lì. Allora si sa che in un pezzo certamente ci hanno buttato la roba e infatti oggi non c'è Samuela Marconcini, che è la rappresentante dell'assemblea, perché ieri sono usciti i valori che sono 26 volte superiori per il cromo. Nell'acqua? Sotto, allora hanno tirato fuori, fatto dei cartaggi, tirato fuori questa roba che dicono che sia nera ed è 26 volte oltre il coso. Allora, la questione che il Cheu sia stato fatto bene o no, che ci siano dei valori o no, questo insomma è tutto da vedere. Poi uno sai, quello sosterrà quello, che loro lo mischiavano male, le tipare, insomma. Nell'acqua no. Perché? Perché nell'acqua, ed è questo il grande capolavoro, perché ad oggi loro sanno che è un piccolo tratto, ok? Uno. Due, non sa, il dubbio ovviamente non ti viene, ma sarà anche su altri pezzi, però siccome il paradosso è che per ora sta indagando ancora la DDA di Firenze, della direzione distrettuale antimafia, perché queste le rose era
legata all'Andrangheta. Le rose quest'altro erano legate all'Andrangheta, che praticamente erano degli agricoltori. Cosa era successo? Praticamente non si sa, non ci si riesce neanche a muovere come comitato a dire guardiamola tutta, perché tutti i sindaci ti dicono ci sono le indagini, ci sono le indagini. Vabbè, quando chiuderanno le indagini, ovviamente è logico che va riguardata tutta per capire dove è stato messo, se c'è stato messo, perché se hanno avuto la botta di culo di leccare soltanto quel tratto, però nei pozzi non ancora, perché? Perché loro l'avranno fatto da pochi anni, e ci vuole che quella struttura inizi a cedere un po', che arrivi l'acqua, che laci, che poi entri nella falda e arrivi a un pozzo. E il problema è che, a seconda dei casi, il problema è che la risoluzione potrebbe essere, diciamo, di rifare tutto il fondo, cioè la rispondi e la rifai tutto da zero, ma potrebbe essere che ci sia anche qualcosa di più complicato, come tipo fare dei fossi che di segnalazione, che quella roba rimanga lì alle generazioni future come regalo, diciamo, però questo è tutto da vedere. Una volta Arpat, è bello che una volta Arpat ci andò a guardare e disse, ma qui non tornano neanche i registri di carico scarico, cioè così vi potete immaginare, cioè, perché uno, se c'era da buttare della roba velenosa, non è, è a nero, cioè non risulterà mai uno carico scarico. Ci va Arpat e dice, gli torna manco carico scarico, cioè, allora dove cavolo sono finiti? E questa è la cosa più bella di tutti. Poi l'altra cosa più bella, che è anche un aspetto politico, e qui parlerò male di uno, ma parlerò veramente male di una persona. Allora, l'aspetto politico è che sono stati indagati i vertici di Acquarno, i vertici dell'associazione Conciatori, che hanno beccato anche degli arresti. Ora uno ha festeggiato perché era uscito, ha ottenuto, tipo tanto è vecchiotto, aveva ottenuto di farsi ritirare gli arresti domiciliari, è uscito sul giornale dicendo, il Frangioni dicendo, come se fosse una battuta simpatica, dicendo, ho detto a tutti che era uscito, che ero evaso, e ha fatto la cena festeggiando. Ora, mi ha detto, cosa ci avrà da festeggiare? Vabbè, lasciamo stare. Allora, vertice a Quarno, vertici e associazione cominciatori e la sindaca, perché oltre a queste società si è chiaro. La sindaca, chi sapeva in un modo o un altro, che poi ha fatto delle cose che forse possono essere illegali o meno, ma perché in alcune intercettazioni diceva, tipo della serie, quando ero da Battetta, che era il bar nel corso di Santa Croce, ha detto ho fatto il lavaggio a Gianni. Per forza Ledo non si tocca, che era il capo del gabinetto, per forza Ledo non si tocca. Oppure quando che è ora è dimissionario, penso, che è bene. Però nel senso non si tocca il coso, perché ovviamente era pro conciatore. Poi è uscito fuori che hanno fatto approvato un emendamento in consiglio regionale perché volevano praticamente escludere dalle autorizzazioni AIA tutta l'industria, questi tipi di concerie. E qui è nata veramente una delle più grandi barzellette della storia, secondo me, che la gente non l'ha capita la barzelletta. Cioè praticamente hanno approvato questo emendamento a questa legge regionale che, se ho capito bene, l'avvocatura regionale gli ha detto non lo puoi fare, è illegale, e infatti l'avvocatura di Stato gliel'ha impugnata subito. E li hanno fatti in un momento di panico, si vede a un certo punto Gianni, cioè stile veramente, dice ah, c'è da preparare questo emendamento e tutto, e poi sembrerebbe che anche Gianni fosse d'accordo. Vabbè. Però la cosa più bella di tutte è questo emendamento che doveva rendere più facile la vita a questi depuratori, è stato presentato tra i tali anche da Pieroni. Allora, la barzelletta su Pieroni è questa qui, che questa è veramente nuova, nella perizia, forse spero per lui che si faccia dichiarare innocente su tutto. Avrebbe preso 2.000-3.000 euro per la sua campagna elettorale per questo emendamento. Ora, cioè, scusate, la miseria è popolare, cioè, la barzelletta, no, ma io nel senso, io spero per lui che, perché è un'intercettazione. Cioè io spero per lui che non sia vero. Ci dovrebbe, anzi, a tutti, anche come cittadini soprattutto,
interessare è capire qual è la prospettiva e il futuro della depurazione e del tutto il ciclo idrico della Toscana in genere e soprattutto la zona, diciamo, del cuoio, no? La domanda che ci siamo fatti come SGB, perché anche quando si è partecipato a quella manifestazione, noi si produsse un documento dove si faceva proprio riferimento a questo. La domanda principale per noi, fondamentale, al di là di questi banditi, questi sciacalli che imperversano nella zona del cuoio da 20 anni a questa parte. E ti dico, stanno più paura loro dei mafiosi. Questi personaggi qui che sono in combutta con gli stessi sindacati confederali, perché sono sempre stati gli stessi che hanno gestito le varie discariche a macchia di leopardo nella zona del cuoio, sono gli stessi che hanno in qualche maniera come dire, avallato o comunque con indifferenza hanno accettato il fatto che questa roba, questo materiale pericoloso a suo tempo fosse portato giù nelle terre del fuoco e successivamente depurate in questi termini qui, cioè non depurate, no? Non riciclate. Detto questo, la domanda che ci siamo fatti e che io domando anche a te Luca, secondo te se c'è una prospettiva che va incontro alla nostra idea di gestione, che è quella il giorno che questi signori avranno dato le dimissioni, comunque saranno fuori, il problema che rimane è quello che saranno sostituiti da altri personaggi che hanno praticamente la stessa missione, no? Hanno lo stesso obiettivo, cioè gestire una cosa pubblica che è quello dell'ambiente e della depurazione con il massimo del risparmio e il massimo del profitto. Allora noi ci siamo chiesti, ma non sarebbe il caso che tutta questa cosa fosse gestita da dei soggetti pubblici e che comunque ci sia un controllo a monte esclusivamente pubblico? Questo perché? Perché loro hanno messo in piedi da 15 anni a questa parte quella strategia che porta alla loro soluzione, che è quella del cosiddetto tubone. Per essere chiari, c'è un invaso, cioè c'è questi depuratori della zona del cuoio che con un progetto presentato circa 15 anni fa, che prevedeva 200 milioni di euro, di cui l'85% avrebbe pagato Pantalone, cioè il pubblico, e il 15% i conciatori, prevedeva che la depurazione civile fosse convogliata tutta con un percorso di centinaia di chilometri in questi depuratori privati, ok? E questa cosa la stanno portando a termine, perché in questo momento ci sono i cantieri nella zona del cuoio che chiunque di voi, se attraversa le strade provinciali della zona del cuoio, vede queste aziende che con questi tuboni che hanno un diametro circa di un metro, più di un metro, con una serie di centrali di sollevamento, convoglieranno tutti i liquami civili dentro a questo depuratore, lo stesso depuratore che è oggetto di tutta questa storia, no? Allora la domanda che ci siamo fatti è questa: è possibile che dal momento che loro hanno collegato la depurazione civile in un impianto privato, i costi, diciamo, e tutte le criticità che ne deriva passino al pubblico? Perché di questo si tratta. Allora avremo un costo e delle criticità che sono sulle spalle del pubblico, però la gestione strategica di tutta questa cosa è privata. Noi come SGB crediamo che questa cosa non sia assolutamente accettabile. Purtroppo però mi sembra di capire che siamo soli o quasi. Cioè la gestione della depurazione e il ciclo delle acque, che se ricordo bene ne parlava un po' anche quel referendum
di cui sappiamo e che non è mai stato applicato, prevede la gestione esclusivamente pubblica, cosa che viene assolutamente disattesa. Io ho letto, chiedo conferma, mi sembra di aver capito che ora in Toscana hanno messo su un'azienda pubblico-privata che ingloba tutta un'altra serie di servizi, che gestirà il ciclo delle acque, compreso quello del servizio del gas e così via. Cioè un monopolio assoluto in mano a una partecipata. E i rifiuti anche. Capito? Cioè questo è un mostro, stanno continuando a produrre dei mostri e la cosa che mi intristisce personalmente più di tutti in assoluto è che purtroppo c'è un'indifferenza assoluta da parte dei cittadini, assoluta, perché non c'è probabilmente consapevolezza. E ammesso che ce ne sia in parte, l'unica preoccupazione, che anche da un certo punto di vista può essere anche giustificata, è quella del bisogno del lavoro, e con questo si giustifica tutto il resto che avete detto prima, no? Allora, però ti ripeto, la domanda è questa: te vedi un minimo di luce o di prospettiva in questi termini? Allora, la questione è questa, e almeno lo dico anche, ci metto anche un nome e un cognome. La CGIL, perché a Santa Croce parli sindacato, parli della CGIL, parli di Mainardi, tanto io faccio anche un nome e cognome. Allora, cioè, il modo di muoversi di questa CGIL e di Mainardi è stato, è uscito lo scandalo il giorno X, il giorno dopo... Stiamo calmi, se no qui si perde tutto il lavoro. Cioè, esatto. Cioè sarà stato 2 giorni. Ora, mia peraltro, ma siccome gli scandali, a parte lo scandalo che è, e poi arriva tu, a parte lo scandalo che prima abbiamo avuto quegli altri scandali, che vi ho detto e tutto, ma ora, comportarsi da sindacato e andare a dire subito stiamo calmi, anzi facciamo questi tavoli, hanno fatto i tavoli con i sindaci, ma se non si parte da dire di cercare di fare una svolta, un cambiamento, di veramente prendere la gente che fa intanto queste cose, infiltrazione, dai un calcio in culo e cercare proprio di mettere in minoranza, ma proprio, perché io ora mi sbaglierò, ma uno di quelli che vi ho detto prima che è stato condannato per aver buttato la roba, era nell'associazione conciatore, c'è rimasto anche dopo la prima seconda condanna, ora non so se c'è ancora. Cioè, ora a casa mia, io sono dell'Unione Inquilini, se uno fa una cosa di questo genere, io ti mando a casa, un calcio in culo e poi se ne riparla. Questo io secondo me nel primo e secondo grado non ho controllato le altre cose, ma uno di questi era nella cosa, era nell'associazione conciatore, capito? E questo è uno. Cioè, bisogna iniziare invece a fare il codice etico, bisogna iniziare a investire sul futuro, perché è inutile che il Mainardi venga a fare questi discorsi. Bisogna prendere, iniziare a dire, cioè avere coraggio di dire questo è l'anno zero, cioè qui bisogna guardarci in faccia, bisogna prendere veramente in qualche maniera tagliare proprio la parte buona, che in realtà è la maggioranza, parliamoci francamente, perché qui ci girano i soldi, chi gira i soldi sono i soliti, i mischi, i soliti, gli altri sono tutti mischeri. E però, se mi permetti, un Mainardi che oltretutto, se vuoi, organizza le manifestazioni sull'Arno, vabbè, vogliamo anche discutere di questo, però io così non ci posso mettermi a sedere, perché se lo vedo io lo dico sul muso, tanto per intenderci, perché a Santa Croce, non è a Santa Croce, mi dispiace dirlo, ma sembra essere la Montelepre del Nord. Non so se vi ricordate, Montelepre era dove mi sembra ammazzarono il bandito Giuliano, perché a tutti gli altri posti ne parlano di questo asino, ma è possibile che a Santa Croce non se ne parli? Cioè, non solo, vi faccio per esempio l'esempio Barzelletta, perché questa è la Barzelletta imperiale, l'opposizione in consiglio comunale a Santa Croce, la sindaca che è stata ovviamente chiamata dai propri consiglieri a cercare di rispondere a ste accuse, ha mandato a letto tipo un affare di osa, penso fatta l'avvocato, e dice se ne parla nella commissione controllo e garanzia, ok? Che ovviamente è a porte chiuse, che ovviamente non viene fatto verbale,
cioè cosa cavolo serve? E la barzelletta ancora di più è questa, che hanno chiesto parere al segretario comunale, gli hanno detto, perché i consiglieri dell'opposizione dicevano non possiamo dire niente perché è tutto segreto. Il segretario comunale di Santa Croce gli ha detto no, non è vero, posso dire quello di quale, ma dove sta scritto? Cioè, vi rendete conto che opposizione c'è a Santa Croce? Cioè, mi dovete anzi porre il fatto che ci sia un'opposizione a Santa Croce, perché lo spauracchio di se no vanno via le firme, che è lo spauracchio veramente di molti, ma di molti contoterzisti, di molti che lavorano e tutto, ma anche tante concerie, che, ma anche molte le concerie stavano incazzati, perché? Perché il giro di questi qui che facevano queste cose è certamente una cerchia dei più grossi o dei soliti che passano soldi, quello è c'è la conceria di 10-15 persone, questa cosa certamente esule da questi casini, perché lui dice io pago quello che è, voglio lavorare, c'ho quello, c'ho da rincorrere quello e quell'altro, lo stesso il contoterzista che se non gli paga la conceria su cazzi, lo stesso il lavoratore, che poi lo sapete il rapporto che ci fu del 2014 sul lavoro nel cuoio, un libro che su cui la stessa associazione dei conciatori cercò di impedire di farlo uscire direttamente. E detto questo si aggiunge il tubone, perché? Perché se c'è un depuratore non puoi mischiare all'interno i rifiuti urbani e quelli non urbani, quelli industriali. Ma se ti arriva davanti al bocchettone e si mischiano, lo può fare. In questi tempi a aprire una sede di un sindacato commuove e fa anche questo. Perché le cose così come vanno, praticamente sembra che la rappresentanza più non sia più tanto importante. Invece io credo che c'è molto da lavorare, soprattutto sul sindacalismo di base, perché ci sono nuovi lavori, ci sono nuove occupazioni che il sindacato tradizionale non intercetta. Quindi ben venga il loro impegno, e forse anche tutte le persone che siamo qui, è importante che vengano sorrette queste iniziative, perché non sono cose che di tutti i giorni. Detto questo, per quanto riguarda Chiani, io sarò molto concreto. Nell'88, credo, anno in più, anni in meno, arrivavano i fanghi a Chiani. Nel 2021 abbiamo ancora problemi con i fanghi di Santa Croce. Voi pensate un po', allora cosa c'è qui? Cioè, io a volte si dice imprenditori che sono più navigati, altri invece non sono tutti uguali. Io, secondo me, dopo 30 anni, se c'è ancora in Toscana un problema di fanghi che vengono da Santa Croce, un problema c'è. Quindi non è possibile che loro debbano affrontare una cosa che è accaduta a Chiani 30 anni fa. Questo secondo me vuol dire che la politica in questi anni non ha programmato niente, che gli imprenditori si sono mossi senza problemi, i guadagni sicuramente sono stati tanti, anche se spenderanno qualcosa, ma bisognerebbe vedere quanto hanno risparmiato per sotterrare i rifiuti che hanno portato via a Empoli o sotto l'aeroporto, la Lega Ambiente, che la Toscana è settima per le infiltrazioni mafiose e prima per gli scagli. Settima nel senso che non che viene prima a Milano, viene prima la Sicilia, la Puglia, la Campania, la Calabria, Roma e poi c'è la Toscana. E anche prima come densità massonica. Ma no, io mi fermo a quella che io non ho questi dati, però se il presidente di Lega Ambiente della Toscana a Santa Croce su questa iniziativa che c'è stata, la signora quindi non sono cose, io non mi permetto mai di lanciare cose che non conosco, che non posso difendere. Il presidente ha detto questo, io siccome ascolto sempre molto, più che parlare ascolto, questa cosa qui mi ha molto colpito, che settime per infiltrazione vuol dire diamoci da fare. Quindi io credo
E mi fa piacere che ci sia il rappresentante del CEO, ci sia Antonio. Cioè, io credo che da soli non riusciamo a fare nulla, perché qui è tutto, è una politica che è su sempre lavora sul presente o sulle passacarte, non ha una visione, non ha un'ideologia ormai, ecco, tranne il sindacato che forse ancora frequenta le ideologie, la politica non frequenta più nessun tipo di ideologia. Quindi queste persone che non sono, perché altrimenti non si capisce come mai c'è questa, scusatemi il termine, sciatteria di fronte, cioè si apre a chi hanno una discarica chiusa da 23 anni, cioè, ma in 23 anni qualcosina se la potevano incontrare. No, ma adesso riaprono il Limoncino lì a Livorno, riaprono a Chiano, cioè questa è una politica, questo no, questo è, vuol dire essere proprio, diciamo, incompetenti o persone che non, cioè, non che ci stanno a fare lì. Grazie a tutti, grazie di avermi chiamato oggi per l'inaugurazione di questa sede. Io volevo dire alcune cose in maniera schematica, breve, insomma, però per dirvi un attimo anche cosa noi stiamo facendo in questo periodo, non chiaramente solo su questo territorio, ma come organizzazione sindacale nazionale. Per far questo però vi ho ascoltato molto attentamente, volevo, come dire, partire da una considerazione che io credo che come sindacato dobbiamo sempre avere presente nel momento in cui giustamente sosteniamo mobilitazioni di questo tipo, ne facciamo parte. Credo che sei, penso che la decisione, non so se l'avete presa, ma immagino che noi dovremmo partecipare a questa manifestazione come organizzazione sindacale, e dobbiamo anche però dentro al movimento, diciamo, che si muove per l'ambiente, diciamo che è molto generico, dobbiamo portare, a mio avviso, anche alcuni contenuti che spesso sfuggono, e io diciamo passo in secondo piano, oppure come dire, le questioni, diciamo così, tattiche per trovare delle soluzioni al problema immediato magari non tengono conto di alcuni presupposti. Io non entro nel merito di qual è, se è giusto proporre una cosa o l'altra, non lo so, e non mi arrogo questo diritto. Però io credo che noi come sindacato, per come siamo nati, per quello che è la nostra natura di sindacato, che vuole essere un sindacato che difende gli interessi di classe, che quindi fa del suo campo d'azione un campo d'azione ben preciso, no? E che nasce contro un sistema di concertazione, che noi chiamiamo così, nato, diciamo, all'inizio degli anni 90, che si è trasformato poi in concertazione, che produce anche questi mostri qua, scusate, produce anche un ruolo del sindacato completamente sbagliata. Un sindacato di tipo generale di classe deve porsi queste tre domande, io credo, rispetto alla produzione, no? E quindi anche in questo caso, e anche rispetto allo smaltimento dei rifiuti, su cui poi arrivo subito. Cosa si produce, per chi si produce e come si produce? Se noi non ci poniamo queste tre domande, non abbiamo il quadro del perché succedono queste cose. Perché non è che c'è l'omino cattivo che governa la regione, perché Gianni è cattivo quanto è cattivo Bonaccini, è cattivo quanto, cioè per dire due regioni, che io vengo da lì, forse si capisce dall'accento, non lo so, siamo qua in mezzo, e diciamo che, come dire, sono due regioni che fra l'altro si assomigliano molto anche come storia e anche come atteggiamento, no? Anche di governo, diciamo, anche del territorio. Perché fra l'altro noi facciamo, noi dico emiliani e toscani, facciamo parte di due regioni che sono in verità il prodotto di un fallimento di una politica economica che dura 40 anni. Cioè chi ha governato queste regioni da subito dopo il dopoguerra ce l'ha raccontato, ad esempio, che la piccolissima impresa produceva ricchezza, non ha prodotto nulla, che il terziario, che in particolare il turismo, cioè, produceva ricchezza, sappiamo, non ha prodotto assolutamente, prodotto in verità a distanza di 40 anni, diciamo così, noi possiamo tirare le somme, se proprio vogliamo essere onesti, e vedere che non solo qua questo non ha prodotto ricchezza, non ha prodotto neanche la distribuzione della ricchezza, ma ha prodotto anche, voglio dire, una capacità, cioè, come dire, ha sussunto quello che nel sud Italia era un'organizzazione parallela allo Stato. Nelle nostre regioni, cari compagni, la mafia governa, la differenza è questa. Allora, io mi sono andato a rivedere, intendo non tanto Gianni o Bonaccini, no? Anche le istituzioni sono a servizio di un
sostanzialmente capitale finanziario molto forte nelle nostre regioni, che finanzia tutto questo tipo di operazioni, tutte, e anzi legalizza in qualche modo anche i prodotti della mafia economica che al sud sono stati più virulenti, eccetera, eccetera, eccetera. E che perlomeno dai dati che mi sono dato a rivedere, prima della Toscana c'era la Lombardia, poi c'è la Toscana, poi c'è l'Emilia, qua, ma perché? Perché in sostanza quello che ha prodotto, cioè l'economia, diciamo così, no? Che ha prodotto la criminalità organizzata nel nord Italia è diventato, sta diventando completamente sistema. Questo è un dato che mi sembra che chiunque si occupa di mafia e fa dibattiti, eccetera, dice molto chiaramente, non è che bisogna, no? Ora, il problema non è neanche se c'è qualche magistrato bravo, sì, sicuramente c'è anche quello, però il problema è di sistema. Per quello che riguarda i sindacati, credo che quelle tre domande noi ce le dobbiamo avere sempre in testa quando affrontiamo questi temi, no? Allora, io vorrei capire cos'è le concerie che inquinano tanto questo territorio, per dire concerie, no? Quella ricchezza dove va? Allora, è chiaro che se tu sindacato non ti poni quella domanda, o fai finta che non ci si debba porre, in quel momento, come dire, gli interessi del mondo del lavoro, del settore popolare, sono subordinati a quelli del profitto, a quelli di chi la conceria la detiene, diciamo, o del marchio che, so, che è poi un indotto, eccetera, eccetera, no? Questa cosa, secondo me, o noi affrontiamo anche la questione tipo ecologica, che è fondamentale, io sono d'accordo non 1000, 2000 volte su questo, a partire dal discorso dei rapporti di classe, diciamolo così molto brutalmente, molto, oppure facciamo fatica ad avere una chiave di lettura che poi, da cui poi far discendere anche la nostra capacità di incidere rispetto ai singoli eventi. Noi usciamo, questo lo dico non perché penso che oggi ci sia la forza di imporre dei cambiamenti di questo tipo, proprio perché bisogna essere molto onesti, secondo me, intellettualmente, a capire anche qual è la nostra storia, qual è la nostra funzione, quindi di sindacato, con quello che è stato il nostro portato. Io credo che il movimento sindacale, diciamo così, conflittuale, pure hanno fatto parte sindacati di base, no? In particolare, ma non solo, diciamo tutto quel movimento sindacale che si è opposto appunto a quelli che noi per comodità definiamo gli accordi della concertazione del 92-93, no? Quelli di Ciampi, per capirci, no? Quelli che hanno azzerato sostanzialmente, hanno subordinato completamente gli interessi dei lavoratori a quelli del padronato, dell'economia e della finanza in questo paese. Noi quella battaglia oggi non l'abbiamo vinta, l'abbiamo persa, siamo di quella parte che quella battaglia l'abbiamo, ma questo non vuol dire che non siamo sconfitti soggettivamente, perché noi siamo ancora qua, apriamo ancora delle sedi, questa è una cosa fondamentale, è importante, no? L'altra settimana ne abbiamo aperto un'altra, a settembre ne apriamo un'altra di nuovo anche in Lombardia, insomma, diciamo, ci proviamo, stiamo in campo, perché bisogna stare in campo per sfruttare le occasioni. È chiaro che l'occasione arriva nel momento in cui i rapporti di forza, per un motivo o per l'altro, molto spesso non perché l'abbiamo determinato noi, eccetera, cambiano, possono cambiare perché si creano dei movimenti di opposizione che possono portare, no? Se hanno una maturità, se riescono a maturare, se riescono a essere politicamente, sindacalmente governati, a produrre appunto dei cambiamenti. Noi siamo in campo, aver aperto una sede qua è importante per quello, no? E come stiamo in campo? Stiamo in campo anche sulla questione ambientale, ci mancherebbe altro, ci dobbiamo stare, secondo me, avendo presente quelle cose che ho detto. E dobbiamo cercare di ricostruire, e non lo possiamo fare da soli, salto molte cose per arrivare però un po' all'attualità. Stare in campo vuol dire cogliere anche l'occasione. Allora, noi usciamo sconfitti, cioè usciamo in pessimo, ma non siamo sconfitti soggettivamente, ok? Le divisioni anche all'interno del campo sindacale conflittuale, tanti sindacati di base, eccetera, eccetera, sono il frutto anche di questa sconfitta, no? I nostri avversari, in cui io metto CGL e CISL e UIL, perché per me sono avversari, sono compattissimi, perché in verità quel sistema di concertazione, chi difende gli interessi del padronato nostro paese, che vuol dire anche della mafia che produce anche, cioè, il danno, diciamo, della vita di tutti, no? Sul piano ecologico, su quelli che hanno vinto. Tra l'altro questi oggi in questa
preciso momento stanno governando il paese in un governo di larghe intese, come diciamo, si chiama, di cui fa parte anche loro. Di cui fanno, cioè non è che è, c'è una contrattazione in atto, c'è una cogestione di quel potere lì, punto. Cioè noi siamo un paese che da un anno e mezzo va avanti per decreti, con un primo ministro che è l'emanazione diretta sostanzialmente del capitale finanziario dell'Unione Europea, cioè non è che, prego, lo dico io, è chiaro, e va avanti per decreti, e i decreti sono tutti fino all'ultimo condivisi con CGIL, CISL, datori di lavoro, eccetera, eccetera. Vi siete accorti che le associazioni padronali in un primo momento c'era Bonomi che sparava delle cose, a un certo punto è stato detto non dice più niente, perché non ne ha bisogno, perché conviene a Bonomi stare zitto anche sulla questione, cioè perché può continuare a inquinare lì, può continuare a far mettere l'amianto sotto il sedere, scusate, delle persone, può continuare a fare tutti i profitti che sappiamo, può in quel modo provare a gestire un cambiamento che in quel campo lì devono fare per forza, perché alcuni settori della produzione sono saltati in questa crisi economica mondiale, per come si è verificato insomma, nell'ultimo anno. E attenzione, noi ritorno lì, noi facciamo parte di due regioni dove in gran parte basato sul terziario, quella roba lì in gran parte è saltata, per cui queste regioni ne vedremo purtroppo o per fortuna delle belle nel prossimo periodo, ma stiamo attenti da come noi la approcciamo questa cosa qua, no? È chiaro che chi è sindacato e governa il paese adesso come l'approccia? L'approccia anche con la paura di dire ma se lì noi risaniamo la produzione delle concerie saltano i posti di lavoro o cose simili, mi sembra di aver capito è un discorso vecchio come il cucco, ma è un discorso che fa chi gestisce un potere invece di contrapporre un altro, che è una questione di potere, ma il potere non è tutto uguale, no? Cioè c'è un potere di una classe che oggi non ne ha e che noi dovremmo, come dire, cercare di rivendicare o portare avanti. Oggi il potere ce l'ha tutta l'altra classe, su questo non c'è dubbio. E chi sta in quella, chi gioca in quel campo lì ha la paura dei licenziamenti. Ma scusate, voi parlate del concilio, ma pensate un attimo, perché è più maturo, no? Pensate all'IVA, ma perché questo paese non avrebbe bisogno di un'acciaieria, no? Come no? Però cosa succede? Ma lì possiamo noi scegliere fra la vita delle persone o il lavoro di gente che poi è destinata a morire prematuramente? Chiudo la fila, ha litigato un'ora con i delegati, dopodiché ne ha mirati 8 e ne ha presi sotto 3. Capito? Poi dopo la magistratura, di cui io non ho alcuna fiducia in questo paese, perché penso che ha deciso che lui l'ha fatto per paura. Quello l'ha preso sotto, quello l'ha tirato già proprio mirati, per capire. Vabbè, comunque a dire morto. Quella cosa di avessimo otto meccanismi. Due meccanismi. Uno, che se da chiesa di base, nonostante tutte le divisioni, se guardate negli occhi, nei prossimi giorni ci saranno altri prossimi nella riunione nazionale. E probabilmente si costruirà, che sarebbe il primo caso, cioè la seconda volta in tutta la storia della chiesa di base, no? Costruirà un percorso che porta allo sciopero generale, non solo alla logistica, perché qua non è una roba che riguarda la logistica, no? E vediamo per quando noi lavoriamo, perché sia per dopo l'estate, che ci siano tutte le categorie, che ci siano cose grosse, importanti, che possiamo bloccare con le ferrovie del paese, insomma, che dia il senso che ancora un'opposizione a questo stato di cose qua, certo. Ok? E ci sono tutti i sindacati, per la prima volta, martedì per la prima volta ci riuniamo tutti, poi vedremo, non lo so, vedremo, noi siamo molto, non siamo noi che determiniamo questa cosa, cioè chiaramente come si dice, diciamo, nel gergo delle bocce, il pallino c'è la Sicomas e dobbiamo dire a loro anche grazie onestamente, perché al di là delle diversità hanno alla fine, siamo sentiti varie volte, promosso questa assemblea, questa riunione nazionale martedì, e probabilmente a luglio ci sarà un'assemblea nazionale e le discorre. L'altro meccanismo è quello dei nostri avversari. Cioè un minuto dopo la morte di Addis sono cominciati tutti gli articoli del mondo e tutte le letture di quello che era accaduto da parte di tutti quanti. Ok? Fuori che uno,
economico, ciò che era andato più giù per carta. Guardate il sole 24 ore, non è mai uscito nulla, ma non ne ha bisogno. Ma il lavoro suo gliel'ha fatto Landini, scusatemi per Landini, ha fatto l'intervista su Repubblica, a tutta pagina, mandate alla legge. E quella intervista, per chi sa un po' di gergo sindacale, che sarebbe anche uno di cambiare, va bene, no? E per chi sa leggere fra le righe, Landini ha chiesto esplicitamente, ha fatto, che paura, qua non ho mai visto una cosa, cioè, intanto se non hai mai visto una cosa così vuol dire che te davanti ai cancelli delle fabbriche e dei magazzini dove ci sono i picchetti, non ci sei mai stato, non è che è una medaglietta, però qualche problema, dato che viene anche dalle fabbricanti. E i suoi padrini li conosco perché sono di Reggio Emilia, cioè, qualche fabbrica l'ho vista, ecco, uno mi sembra che non l'abbia mai più. Paura, 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 no, bisogna stare attenti perché qua la coesione sociale, e poi cosa propone? Bisogna misurare la rappresentanza, ci deve essere la titolarità esclusiva di CGL, che è porre la fine, CGL, ci esibire la contrattazione. Per fare che cosa? Per fare quello che fanno qua, scusate. Per fare quello che deve avere lo stesso atteggiamento che hanno sulla questione delle concerie, identico. Cioè non è per avere un atteggiamento diverso, per avere un atteggiamento di congestione sostanzialmente, che è quello che sta facendo, per gestirsi quello che è il PNR, su cui poi magari ci aggiorneremo ci rivedremo insieme, tutti d'amore d'accordo, perché tutto sostanzialmente sta andando bene. Non fatevi ingannare, perché la CGL qualche sciopericchio lo farà, no? A parte ci sono stati molti delegati di base, io ho partecipato l'altra sera a un dibattito dove c'era anche la sinistra sindacale CGL alcune sono fabbriche così hanno dato una risposta dal basso, scioperando 2 ore, 4 ore dopo la morte del dire, eccetera, e anche loro parteciperanno all'assemblea martedì prossimo, alla riunione tra sindacati di base. Quindi anche se sono cose fioriranno. Ma per fare esattamente quello che fanno qua, cioè per rendere subordinati gli interessi dei lavoratori a quelli del padronato di questo governo, che diciamo così, adesso banalizzando al massimo, però schematizzando, rappresenta, no, il capitale finanziario di tipo europeo, cioè qua l'Europa deve costruirsi con forza dentro un sistema di competizione globale fra blocchi economici, qualcun altro chiamava, secondo me ancora si dovrebbe chiamare un pedalista, perché così è, di fatto, poi in alcuni casi fa le guerre, in altri casi no, per cui c'è un po' di diversità. In quella competizione tra blocchi economici l'Europa deve ricostruirsi, si ricostruisce, anche se costruisce favorendo degli elementi, diciamo, di progresso per quello che riguarda i lavoratori e le fasce di parlare, credo proprio che sia esattamente così. In questo contesto si possono giocare un grande ruolo, anche avendo, cioè, presenze come questa, secondo me, che non devono stare su quelle cose. Io rompo i coglioni a tutti, scusatemi per la parola rompi, a tutti per aprire sedi, perché noi dobbiamo essere presenti sul territorio, dobbiamo essere visibili, perché con la visibilità riusciamo anche a organizzare, si comincia a organizzare dal basso. Se noi oggi qua riusciamo a mettere in piedi adesso un punto di riferimento anche di questa zona per i lavoratori di qualche ambito della logistica, eccetera, che ha bisogno dell'ufficio vertenze piuttosto che... Si parte da lì, ma se noi non facciamo questo non si parte mai. Per cui io di essere qua, sono molto contento, anche perché siamo vicini da Pendino. Grazie.